Ciotti, quindi sono cambiati i tempi, no? Sì, sono decisamente cambiati i tempi, i social media e la globalizzazione mediatica, diciamo, definiamola così, il fatto che oggi contemporanea tu puoi vedere una gara di un atleta dovunque. C'è la condivisione dei video, c'è il piacere di condividere. Noi forse avevamo i VHS, avevamo delle telecamere. Mi è venuta un'idea curiosa delle mie, ma mettere una telecamerina addosso al saltatore non sarebbe affascinante? Avviene in acqua, sta nella pallanuoto, fanno immagini, non è addosso. Non potrebbe valere aggiungere. Sei stato fatto? È stato fatto, sì. Non me lo ricordo. Però non è così interessante in realtà, perché il salto è bello nel suo sviluppo. Vissuto in maniera live non riesce, è quasi rocambolesco. Cioè, quando tu hai la soggettiva, vedi un sobbalzamento, certo, è vero, complicato, è vero. E in realtà è molto più bello, sarebbe molto più interessante con un drone che ti segue. Ah, bello, bravo. Ciotti, invece questo, chi è il migliore in gara, cioè quello che da allenamento a gara perdeva di più e quello che da allenamento a gara guadagnava di più? Tra me e mio fratello? No, in senso assoluto. Sì, se si ricorda. Di questo non ci sono dei dati. Cioè, no, certo, però lei ha delle, diciamo, percezioni. Che tendenzialmente il trend, per sentito dire, va dai 5 ai 10 centimetri di differenza. Quindi in allenamento fai di più? Di meno. Ah, di meno? Tendenzialmente sì. No, io pensavo, essendo molto ansioso, cioè, se io faccio un articolo per conto mio, scrivo delle stupidaggini, è diverso rispetto ai giornali che mi dicono: Vanni, però te l'abbiamo detto, una, due, tre, non divagare troppo, stai, cioè, capì? E stessa cosa pensavo, senza pressioni, uno è tranquillo. In gara, dove ti giochi una carriera, nella grandissima manifestazione, invece è il contrario. Beh, lì comunque c'hai il pubblico che ti dà. Quindi da pubblico a senza col Covid si perde, sì, qualcosa? Qualcosa si perde, però l'atletica è uno sport di confronto, quindi anche il discorso avere un riferimento agonistico, avere un avversario è più importante che la facilità dell'allenamento, anche perché tu in allenamento puoi metterci anche 10 tentativi per fare un salto. Esatto. Va bene. E anche 10 minuti per prepararti. Però salto dopo salto rischi di perdere motivazione se continui a sbagliare. Io la vedo così: in gara l'atleta agonista è tendenzialmente portato a saltare di più per il confronto, per lo scontro. A proposito, non sarebbe affascinante mettere due, non in qualificazione solo perché siete tanti, ma che so, si gioca la medaglia, ci sono Ulrike Maifert e Sara Simeoni, non sarebbe bello farle saltare contemporaneamente? Cioè, qual è l'attesa? Il tempo massimo sono 2 minuti per le grandi, gli ultimi tentativi? Sì, per due, tre? 1:30 quando si rimane in pochi in gara, il numero non lo ricordo, è 2:30 quando sei da solo. Ah, ok. O 3 minuti. Ma saltare contemporanea toglie il bello della rivalità, nel senso, se dicevi di farli saltare, sì, sì, soprattutto per loro, gli ultimi due. Sa, nel tiro a segno, adesso fanno il duello. Così non sai che cosa ha fatto l'altro. Bravo. Lo stai bravo. Ma perde, diventa una lotteria. È vero. Invece il salto in alto, come dicevo prima, è scontro di anime, quindi non c'è solo. Ma è un po'. Cioè, legge libri. Leggo libri, sì, ma perché mi piace, perché ho grande passione in quello che faccio. Invece, quando è che una gara diventa talmente lunga che si perde, si fatica e si perde per stanchezza mentale? O la gara più lunga che lei ricorda di salto? Io la gara più lunga ce l'ho a memoria, perché è stata la finale ai campionati del mondo di Berlino 2009, quando causa maltempo è stata rimandata di un'ora, e lì io personalmente ho fatto fatica a tenere alta la concentrazione e la tensione nervosa, e il mio risultato è stato pessimo rispetto a quello che avevo fatto 2 giorni prima in qualifica, che avevo sfiorato il mio record, avevo fatto 2:27 gara pulita. Quindi sì, tendenzialmente le gare troppo affollate, dove c'è una progressione troppo lenta, rischiano di essere snervate. Sempre sul filo del surreale, ne parlavo prima con Faloci, qualcuno x anni fa ha stabilito i 3 tentativi. Come sarebbe con 2, come sarebbe con 1, come sarebbe con 4, con 5, come sarebbe abbreviando il tempo? Cioè, certo, i tempi si possono giocare, nel senso che Gianmarco l'ha vissuto sulla propria pelle quando hanno dato 30 secondi di tempo
uno che ha un suo iter, un suo percorso mentale per affrontare il salto, fatica. Però a quel punto devi rivedere tutti i record del mondo, è come cambiare il peso a un attrezzo. Cioè, se tu mi dici che invece che tre tentativi ne ho due, chi ne ha fatti tre, allora ha un altro, è un altro record del mondo. O quattro? In realtà la regola che è stata introdotta diversi anni fa in Coppa Europa dei quattro errori totali è affascinante per me. Ah, bravo. È a corsa di tanto. Bravo. Corsa di tanto. Solo in Coppa Europa lo fanno? Per il momento penso di sì. Solo nell'alto maschile e femminile? Credo anche nei concorsi, perché hanno quattro lanci e quattro salti, hanno ridotto il numero dei salti, però quattro errori diventa una cosa un pochino più mentale. Invece Ciotti, chi era il vostro allenatore, il vostro manager, chi erano? Noi abbiamo avuto diversi allenatori, l'ultimo... Sempre insieme? Sì. E vi allenavate insieme? Sì, l'ultimo periodo gli ultimi sei anni ci siamo allenati da soli. Io facevo la programmazione, insieme gestivamo i tempi e tutto. Invece l'ultimo allenatore è stato Angelo Zamperin, che è stato tecnico federale responsabile del settore salto. Il miglior tecnico nella storia italiana e mondiale del salto in alto? Italiana, Giuliano Corradi, per i risultati ottenuti sicuramente. Con chi? Mi aiuti? Ha fatto fare, partiamo da noi, ma prima da Borellini fece 2.30 negli anni 80. E poi ha avuto me e mio fratello, che con lui eravamo arrivati a fare 2,26 metri io e 2,22 lui, ma con altri ha fatto 2,30 con Campioni, ha fatto fare 2,33 a Pisani. Al mondo? Il miglior tecnico al mondo è difficile da... O il più, quello che ha vinto di più. Il tecnico... Il Vitali Petrov... Sì, il Vitali Petrov adesso potrebbe essere l'allenatore di Mutaz Bashim, che si chiama Sherba, ha origini polacche, lavora per il Qatar e in passato ha allenato grandissimi campioni come il polacco che arrivò secondo alle Olimpiadi, adesso non mi viene in mente. Non comunque importa. Ha allenato anche in Svezia Limskov, che mi fece fare 2,38. Diciamo che lui è stato uno dei... Quanti anni ha circa? È una sessantina secondo me. E a livello europeo c'è anche Fazl Ahmed, che ha allenato di dove? Grabars e di Loughborough in Birmingham, di? Inghilterra. Ah, okay. Che ha allenato anche Robby Grabars e ultimamente allenava Marco Fassino. Senta, è che ho intervistato in lungo senza pubblicare, ma almeno. Senta, ma Bondarenko, che avevo anche... Bondarenko ha avuto grandissimi problemi alla caviglia. Centellinava i salti e non so, forse... Tra l'altro ha solo 31 anni, sembrava un Basten. Solo 31? Da Facebook mi esce. Sì, problemi alla caviglia comunque minano le stagioni. Adesso vorrei che parlare con lei del differenziale. Consideri che la mia atletica l'ho imparata da Bragagna. Nel senso che lui in quei giorni ti offre una fotografia il più ampia, no? Ed è assolutamente straordinario per me. Del differenziale ha parlato mille volte. Quindi Stefanol, chi è che ha... 59 centimetri in comproprietà con Dwight Jacobs, che fece 2,30 metri. Che non è parente di Marcel. No, non credo. E invece il minore chi è? Cioè il più alto della compagnia? Ah, questo è interessante. Di ogni tempo? Io credo che possa essere considerato Jacques Freitag, ma non ne sono sicuro, perché era 2,10 metri. Che di che nazione è, mi aiuti? Brasiliano, no? Era sudafricano e fece 2,35. Ma è ancora in attività, no? No, smise tanti anni fa. Freitag. 2,10 metri e saltò 35, quindi... Però poi sai, magari se sei alto 1,80 fai 1,81. Certo. Ciotti, chi è un nome che voi conoscete? Uno bravo che si è completamente perso? Cioè uno bravo che non ha... è uno che era più bravo di tutti quelli che mi ha elencato? Io voglio fare il nome di Zampieri. Luca Zampieri è stato un atleta dei Carabinieri che ha... Quanti anni ha? È del 74, ha smesso molto presto, aveva 2,26 metri da giovane. E in più ovviamente sarebbero da ricordare tanti altri che hanno avuto magari infortuni e hanno dovuto smettere presto. Io di Cherry conosco quello del calcio, Alessio credo sia, che non sta esplodendo. Cherry di nome si ricorda? No. E record italiano allievi? Sì, credo che sia 2,21 o 2,22, fatto tanti anni fa, e purtroppo per un grave incidente ha dovuto smettere. Invece il grande allenatore quanto può incidere? O fare da soli? Voi potevate fare da soli? Io penso che sì, puoi fare da solo quando hai... Dai 25, via. No, l'età non è fondamentale, dipende quanta consapevolezza hai di quello che stai facendo e quanta conoscenza hai del gesto.
primo. Seconda cosa, l'allenatore può incidere. Io come adesso da allenatore ti dico che può incidere tanto in peggio. È un classico. No, come però, però è bello fare ammenda, nel senso che... L'ho fatta ieri su Alessio. Io ho fatto una percentuale.